Che ci vuole una persona competente con un alto senso delle istituzioni, europeista convinta, a mio modesto avviso, perché i destini dell'Italia e i destini dell'Europa sono strettamente connessi, e se poi è anche donna, molto meglio, così rompiamo anche l'ultimo, uno dei tabù. Ma appunto no, questa è la mia posizione. No, ce ne sono altre, non me le faccia bruciare, ma ce ne sono altre. Era anche il mio, questo sì. Detto che non sono disponibile e che c'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. È tempo, ma penso anche che bisogna pure le nostre amiche che abbiano il coraggio di candidarsi e di far fronte a una porta sbattuta in faccia. Io ancora c'ho i cerotti, diciamo, perché nessuno le coopterà per gentilezza. Sì, non proprio così e non proprio così lungo, però vi ricordo che Pertini fu eletto sedicesima votazione, Saragat 23, quindi è sempre stato un percorso molto accidentato e opaco, soprattutto opaco, in cui non si capiva niente, salvo che un bel giorno, per telepatia evidentemente, l'ANSA al mattino ci dava il nome da votare. Non è un gran bel metodo.